Un'altra linea guida importante, approvata e quindi per noi è pronti via, è questione di ore, perché la sorella Lanzarini ha già scritto ai direttori generali, sono le nuove prese in carico e gli accessi alle case di riposo, alle RSA. Quindi con tutta la metodologia che poi l'assessore vi spiegherà, i due tamponi, l'isolamento, i familiari, il tema dei test rapidi, eccetera. Cioè sostanzialmente riaprire il blocco che c'è stato rispetto alle case di riposo, che di fatto e anche di diritto ci trasceniamo dall'8 di marzo, perché poi è quella la data. E voi sapete che all'inizio avevo fatto una scelta di contingentare gli ingressi, dopodiché si è deciso di chiudere totalmente. E quella chiusura ha pesato perché ci sono un sacco di familiari che giustamente chiedono di poter accedere, nel rispetto dell'autonomia della gestione delle case di riposo, che è una gestione autonoma, perché noi non abbiamo e non vogliamo essere dei prevaricatori. Diamo gli strumenti per poter far entrare i familiari, dopodiché ci sono dei consigli di amministrazione, c'è un piano di sanità pubblica che abbiamo attuato e applicato le case di riposo, stiamo parlando di 300 case di riposo in Veneto, stiamo parlando di 30.000 ospiti e di altrettanti operatori, quindi è un flusso di persone e fra virgolette quando eravamo in totale emergenza di virus che andava assolutamente, di potenziale, scusate, contagio che andava assolutamente regimato.